Noi chiediamo il mantenimento dei livelli occupazionali, il mantenimento dei redditi attuali e innanzitutto la cancellazione dell'articolo 5 del decreto del fare. Vanno a colpire lavoratori che hanno già un reddito intorno agli 800 euro, quindi già alla soglia di povertà, significherebbe scendere al di sotto della soglia di povertà, quindi proprio il nuovo decreto del fare credo che non vada proprio bene, ecco, per quello che ci riguarda. È l'ennesima avvertenza aperta dalla crisi, quella dei lavoratori dei servizi di polizia accessori delle scuole. 21.000 in Italia, oltre 6.000 in Puglia e 950 a Lecce, riuniti per un sit-in di protesta sotto la prefettura contro l'articolo 5 del decreto del fare, promosso dal governo Letta, che prevede il taglio delle risorse dei servizi nelle scuole per riversarli sulla qualità delle stesse, a scapito dei lavoratori più deboli. Da anni vivono una situazione di precariato, era stata loro promessa una stabilizzazione e ora invece vedono ulteriormente diminuite le risorse a loro disposizione, già ridotte da 550 milioni a 390, con pesanti ricadute sui redditi pro capite. Attualmente vivono con 750 euro al mese di cassa integrazione in deroga, però comunque sono già arrivate le comunicazioni di licenziamento collettivo da tutte le aziende. Per questo le organizzazioni sindacali Filcams CGL, Fisas CatCisl, UIL TuxUIL hanno presentato un documento congiunto al prefetto invocando risposte urgenti e adeguate e preannunciando la manifestazione nazionale l'8 luglio prossimo presso la sede del MIUR a Roma. Il prefetto si è impegnato a comunicare al Ministero dell'Istruzione e degli Interni l'esito della protesta e le ricadute sociali che i tagli previsti dal decreto potrebbero avere sul territorio.